Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro Vidol, bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone. Allora, nel video di ieri ho giocato un mazzo per provare a tryhardare, ma ci sono un po' andato sotto pesantemente, che era Lucent Bug Druid, prendevo solo agro e ho perso tutte le partite. Oggi volevo divertirmi un pochettino, quindi sono passato a Priest. È un meme Priest, in poche parole. Nomi Priest! Come nomi Priest? Sì, con Chef Nomi! Ci piace Chef Nomi! Come funziona? Funziona che pescate tutto, avete carte a zero mani infinite che in combo con l'auctioneer fa tanta roba. Tendete a pescare tutto il mazzo, poi calate Chef Nomi, ci tirate Sien sopra e teoricamente andate avanti all'infinito. Ovviamente, come potrete ben immaginare, è pieno di agro, quindi giocare sto mazzo sarà parecchio difficile, anche se un po' di AoE le abbiamo. Tra Massisteria, Wild Pyro e l'Aukenessel Priest. Per giunta abbiamo anche Grave Horror, che in caso di necessità possiamo tirarci Sien sopra e calare di 0 mana 7-8 che ci possono dare una mano. Comunque, non c'è tanto altro da spiegare, andiamo a provare il mazzo. Vediamo se ha un senso logico. Quindi, nomi Priest, let's go! Ovviamente partiamo da Rogue, perché tanto girano soltanto Rogue, Lock, Druid. Qualche Hunter ogni tanto. Beh, abbiamo il Wild Pyro, già una buona cosa. Attenzione, un test rogue. Qua può averci la 3-4, ora che ci penso, ma sono dettagli. Spero che non ce l'ha. Vendetta! Wow! Vendetta così è ignorantissima proprio. Porco Giuda. Vai, prossimo turno andiamo di Acolyte. Fortina anche questa. Ok, meno magari riusciamo a pescare due carte da sta carta qua. Molto triste, però. Top deck vendetta. Nell'incertezza. Doppio Pilfer perché ci piace. Auctioneer. And that. Ma Sisteria qua pulisce perché... Ah no, no, non pulisce. Ma Sisteria non pulisce qui niente qua proprio. Forse ora Massisteria potrebbe pulire. Ouch. Sì, ha pulito, meno male. C'era una possibilità che non pulisse tutto. Picchia, mette l'arma 4 mana. Waggle pick. E plumb. Porca troia. Pazzesco. Anyway.
Questa qua la vedo molto male. Quella è una bella carta. Pescato un po' di mazzo. Eccoli. Devo bilivare tantissimo in questa massisteria. Accademica Espionage. Tanca. 8 damage. Ok, quindi il prossimo turno possiamo fare massisteria e Grave Horror. Non proprio quello che volevo, però. Ah, come la vedo brutta anche sta partita. Non ci voglio credere, Shinkrai. Shinkrai. Con tutte le fottute carte che poteva avere, Shinkrai. Ma io, porca Eva, impazzisco, qua, ve lo giuro. Stop! Playtime! Mi riparo dietro i miei 7-8. No, no, non discoverare spell. Fai Vanish. Fai Vanish ora, per piacere. Che non puoi in realtà perché hai 4 mana, però sono dettagli. Shadowplay. Tranquillo amico. Ho poche carte nel mazzo. Tu si mani, già una buona cosa. Ok, prossimo turno posso andare di Chef Nomi.
Sono sempre a rischio di Roy Jenkins, ma nessun dettaglio. Vanish. Mind games, boy. Porco Giuda, ma si dispera, ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo. Oddio! Oddio! 5 mana, non può far niente. Fai quei discovery, ci andava pazzo proprio. Il meme ha vinto! My roast! Chef Nomi! Oh, ce l'abbiamo fatta! Ok, ho vinto contro un... quello che era Rogue. Cioè... la cosa mi comincia a irritare. Prima... che giocavo... come si chiama... ah, mi viene in mente il nome. Prima che giocavo Lucent Park, cioè prima perché sto registrando lo stesso giorno, zero Priest. Ora che gioco questo, becco Priest, sa bene anche un mirror match. Spero di no. Ah sì, spero di sì che sia un mirror match, magari divertente. Never go full Northshire. Ah no, proprio un Silent Priest questo, altro che... Silent Priest è più fastidioso già. Soprattutto se c'è già il Silence in mano. Per giunta... se... e wow. Mi ha levato un 4-6 almeno. Non ha ancora il silence per ora, il che è una buona cosa. E questa gli è una bellissima carta. Teoricamente con questa... no, sì, con questa... picchio qua. Massisteria. No, devo picchiare questo per forza. Se picchio questo, per forza di cose dovrebbero schiattar tutti. Bravo Sghera, ci sai fare con la matematica. Qua è grosso. Ok, non te l'hanno mai detto che quello è grosso. Never go full Northshire.
Tra l'altro qua rischio di perdere un Divine Spirit. Spero che non sia tipo Divine Spirit Inner Fire, perché comunque senza Shadow Vision è già più difficile farlo. Ouch. Piromante selvaggio. Palle. What do the cards say? I got the best deals anywhere. Is someone injured? Che schifo. Già più difficile sta partita. Pescato pochissimo. Boh, attenzione. Così però pulisco tutto. Pulisco tutto perché è stato avido, per fortuna. Do you like to play with the fire? With the fire! Aiuto! Sta cadendo il cellulare. C'è un messaggio di Messenger, che è successo? To play with fire? What the hell, dude? Quanto riduce questo? Di 3. Che altri minion ha grossi quello? Finiti? Stop! Quando non c'è Psych Scream il gioco è più bello, molto più bello. Isteria di massa. Yes! Grande Chef Nomi che non ho neanche giocato, dettagli. Molto bello tutte queste partite che non c'era il tracker, vero ragazzi? Me ne sono accorto adesso. Beh, Massisteria sappiamo bene tutti che è forte, quindi la teniamo per ora. Tanto è un tempo rogue. Divine Spirit Power Shield. Piromante. Abemus North Shire Cleric. Va bene lo stesso. Se diciamo anche questa priorità qua, ragazzi, è il top proprio. Swiftly. La voglio con tanta vita. Voglio pescarci un paio di carte.
Quella magari ci tira sap. Crambo, andremo a pescare un po' di carte. That's bad. This is bad, this is bad. Fuck it. Fuck it! Presunta così lui è terrorizzato che possa farci tipo inner fire e diventa un 10-10 che picchia. Oh, and that! Per giunta adesso, voi vedete, un piccolo miracolo dello sculo dello Sgara. Praticamente io adesso farò mass isteria, questi due si picchieranno. E finirà qua. La picchiamo. Ma più che altro devo per forza calare roba. Qua sarebbe ripilante se tipo di ma... Ah no, però se faccio così... Massisteria dovrebbe riuscire al 100%. No, invece no. Invece no. Non avevo calcolato questo piccolo difetto. Dovevo picchiare qua. Fortuna con doppia massisteria. Però questo adesso è a 2 di vita, quindi posso fare Aukenai sul priest, picchio. Ouch. Mi sa che questa sarà un'altra periodo dove il Grave Horror farà tanta roba, penso. Tu quanto riduci l'attacco di tutto? Backstab. Wow. Wow, con eco più di una volta lo fa. Whee! This is a problem. Ok, caro auctioneer, in questo momento abbiamo bisogno del tuo aiuto. You got the best deals anywhere. Ok, il prossimo turno facciamo Grave Horror Science per forza. Vendetta. Noi la facciamo un muro di taunt, facciamo, no? Abbiamo con la speranza di riuscire a... stop! Playtime! Ok. Abbiamo i nostri 7-8. Vediamo se con essi ce la facciamo. Buongiorno. Quante carte ho nel mazzo? 7. Quindi con lui li peschiamo quasi tutte volendo. No, in realtà no, perché ho poche spell.
sprint è fastidioso. Walk the plank fa male. Ma noi siamo più coraggiosi perché ne facciamo up. Stop. Bene. Vediamo se riusciamo a vincere sta partita. Non è carta di un'altra classe. Quindi quella là rimane così 7-1. Beh, farla prima questa. Yes! Chef Nomi 100% win rate, ragazzi. Si torna a rank 7 con sto mazzaccio. Proud of myself. Quindi, my collection. Nomi Priest, mazzo meme, però l'ho vinte tutte e tre, l'ho vinte contro tutti i mazzi del cavolo, contro due rogue fastidiosi, effettivamente. E un Priest, che vabbè, era un Silence Priest, che era easy win. Che dire, è un mazzo divertente da giocare. Quando contro tipo altri mazzi, andate di Chef Nomi, li fate Silence sopra e... GGVP. Sono contro gli altri mazzi, andate di Grave Horror. Sì, come si pronuncia? Scusate, eh. Aspetta. Seance. Ok, scrive così, giusto? L'ho scritto giusto almeno. Seance. Ok, quindi fate Grave Horror, Seance. E contro certi mazzi vincete le partite così. Contro Token Druid e Wild Pyro fan tanta roba. Poi avete Massisteria, avete un bel po' di AoE contro quei tipi di mazzi. Comunque dai, è divertente almeno. Quindi se volete darci una provata in caso avete trovato come Chef Nomi, l'ho trovato addirittura dorato, sto mazzo qua fa per voi. Io comunque ragazzi adesso vi saluto, grazie per avermi seguito anche oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, spolliciate e iscrivetevi al canale abilitando la campanella. Come vi dico sempre ragazzi, alla fine di ogni video ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi, ciao ciao.